Buongiorno e ben ritrovato all'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Buongiorno Ciro. Buongiorno a voi, come va? Tutto molto molto bene e ospitiamo qui a Un Calcio alla Radio, Radio CRC Targato Italia, anche il collega di Calcio Napoli 24, Leonardo Vivard. Buongiorno Leo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perché entrambi in questo collegamento che apre la nostra trasmissione? Perché ieri è arrivata una doppia bella notizia dal San Paolo. La prima, chiaramente, ne abbiamo già parlato e lo faremo lungamente nell'arco di questa trasmissione, è il 2-0 del Napoli contro lo Zurigo, la certificazione di un ottavo di finale di Europa League che era ampiamente alla portata e prevedibile per gli azzurri. E poi è successa una cosa che forse in qualche modo va anche in controtendenza con le notizie che erano apparse negli ultimi giorni, con i ritardi che erano stati paventati. Però adesso Ciro Borriello e Leonardo Vivard ci diranno tutto, perché c'è stata, Ciro correggimi se sbaglio, una aggiudicazione importante. Ecco, partiamo dai fatti. Che cosa è successo ieri con una ditta che si chiama Mondo S.p.A.? Allora, ieri è stata aggiudicata la gara per lo svolgimento, l'installazione dei sediolini dello Stadio San Paolo. Quindi finalmente ieri abbiamo avuto questa bella notizia che aspettavamo da molto tempo, e insomma ci siamo, finalmente si parte per questa bella cosa. Crediamo ormai ci sono da fare gli adempimenti di carattere amministrativo, insomma firma di contratti e altro, che avverrà tutto in maniera molto veloce, anche perché avendo la struttura commissariale insomma in campo si farà tutto in maniera molto veloce. E quindi insomma si potrà finalmente partire con i lavori ai sediolini. È un raggruppamento molto importante, sì, perché non c'è soltanto la Mondo, che è un'azienda leader nel settore, insomma fa sediolini in tutto il mondo, ma fa anche altro, insomma si occupa appunto della riqualificazione degli stadi, ma ci sono anche insomma aziende italiane e napoletane in questo raggruppamento così importante. Quindi siamo doppiamente contenti che ci siano anche insomma un po' di sud a lavorare, come dire, allo Stadio San Paolo. Questo per noi è importante. Allora Leo, tu hai seguito passo passo tutte le tappe dei lavori. Prima di tutto ti chiedo anche per te tecnicamente che cosa significa, e di darci giornalisticamente in pochi secondi uno spaccato di quello che potrebbe essere visivamente l'impatto, e poi ti lascio subito una considerazione, una domanda per Ciro Borriello. Prima di tutto l'avvenimento è abbastanza rilevante per il semplice fatto che, come hai ricordato tu, nelle ultime settimane si erano paventate opzioni di ritardi. Ritardi, devo dire la verità, io ho seguito la cosa, sono stati gli uffici dell'università dovuti per lo più a fattori di carattere amministrativo burocratico. Per quanto riguarda la domanda all'assessore, a questo punto vengo subito al nodo, perché la questione era relativa proprio alla quantità di produzione di sediolini e quindi di installazione di sediolini con l'impermeabilizzazione delle gradinate a settimana. Questo dovrebbe garantire o meno, entro il 7 luglio, l'inizio dell'università, di diciamo un impianto completamente con sediolini nuovi. La mia domanda è: la Mondo con un'offerta migliorativa ha garantito il rispetto di questi tempi? Io non ho avuto insomma ancora sotto mano, logicamente non ho ancora chiesto le condizioni, però insomma per aggiudicarsi la gara credo che siano stati rispettati quelle che erano i desiderati insomma del commissariamento e di tutti quanti noi, quindi credo che insomma si sia giudicato sulla scorta insomma di questa cosa. Non vedo difficoltà in questo. Credo insomma che possiamo dare anche un numero magari. No, ma non ce l'ho ancora, in verità è avvenuto tutto ieri nel tardo pomeriggio, per cui con dei messaggini ci siamo siamo stati in comunicazione, quindi c'è stata l'aggiudicazione, però oggi credo che insomma ci saranno delle informazioni più precise, ecco, quindi però siamo tranquilli, insomma vogliamo tranquillizzare tutti i napoletani, tutti i tifosi, insomma i lavori sono già in corso da diverso tempo, arriveranno anche i sediolini che tutti quanti aspettavano. Poi, come dire, c'è qualcuno che ironizza. Ma su arriveranno per le universiadi? Ma guarda, io credo proprio di sì, perché insomma la gara si è fatta per fare i sediolini per le universiadi, non si è fatta per fare i sediolini allo Stadio San Paolo in generale, capito? I sediolini dovranno essere pronti per le universiadi, quindi questo è parte. Quindi possiamo sfatare questo, possiamo definirlo un falso mito? Cioè che Ma guarda, lo stadio non era pronto per le universiadi?
Tutto nasce da una mia preoccupazione. Io avevo detto ero preoccupato, ma io sono sempre preoccupato sui lavori pubblici. Qua parliamo di un'opera pubblica di rilevanza strategica, sono 13 milioni di euro a base di gara, non è una sciocchezza. Quindi avevo questa preoccupazione e so bene quando si fanno i lavori pubblici gli intoppi che ci possono essere. Fortunatamente. Allora, le università iniziano mercoledì 3 luglio. Ciro, perdonami, però. No, fammi finire. Ok. Fortunatamente c'è una struttura commissariale. Sì, commissario Basile. Esatto, no, una struttura commissariale che accelera tutti i tempi e quindi non dovremmo incorrere nelle difficoltà che si incorrono quando si fanno appalti pubblici. Questo era il concetto. La 30ª edizione delle Universiadi inizierà il 3 luglio, si terrà a Napoli e finirà il 14 luglio. Per il 3 luglio saranno completati questi lavori e che tipo li di... Li vogliamo far iniziare? Vediamo come vanno. Leo, che... Fai una domanda, secondo me è relativa, anche... Io ti dico che c'è una gara, c'è un capitolato che parla di iniziare i lavori in un certo momento e di farli finire, insomma, per le università, di chi si è candidato credo che debba rispettare questo, quindi okay, perfetto. Saremo tutti quanti pronti a controllare. A Leo. La questione secondo me è relativa anche all'offerta migliorativa, come dicevo prima, nel senso che prima si è discusso di una tempistica che fin quando la gara non veniva giudicata, ecco, era anche complessa perché era semplicemente basata su dei tempi previsti da gara d'appalto. Ora, quando un'azienda si presenta, soprattutto una multinazionale come la Mondo, è ovvio che possa migliorare addirittura l'offerta che proponeva la struttura commissariale delle università, e quindi non in termini magari di costi, ma in termini di tempi questo avrebbe fatto la differenza proprio per l'aggiudicazione della gara. Perciò magari all'inizio era un po', l'assessore di Loretta, se sbaglio, avventato prima dell'assegnazione della gara d'appalto, quindi prima di vedere la Mondo o l'azienda X che avrebbe vinto che tipo di offerta avrebbe fatto, era un po' avventato dire che si rispettavano oppure non si rispettavano i tempi per le università. Ciro, fammi usare la parolina magica, cronoprogramma. Oggi hai delle riunioni importanti, immagino, in giunta, che cosa si va a ratificare, che cosa si va a stabilire? No, oggi ci sono commissioni, commissioni di trasparenza su alcuni regolamenti comunali e poi abbiamo giunta alle 14.30, poi siamo in attesa di una riunione sull'allerta meteo perché c'è un allerta meteo sul vento, sul weekend, quindi ci mette un po' in difficoltà e quindi dobbiamo un po' capire cosa fare, se chiudere o no altre cose. E il cronoprogramma sul San Paolo qual è in questo momento? In questo momento, allora, io non ho un cronoprogramma, ho soltanto finalmente una giudicazione di una gara che aspettavamo da tanto tempo, con effetti immediati, quindi senza perdere i tempi per fare contratti e altro, ma si farà tutto in una maniera estremamente rapida. Tutti noi abbiamo, come dire, la certezza di aver affidato, insomma, i lavori a un'azienda leader nel settore, diciamo, degli stadi, quindi siamo al lavoro. Perfetto. Come lo siamo sempre stati, i ritardi ci sono stati perché è partito tutto purtroppo con grande ritardo, però io... Ma ci sono colpe politiche per questi ritardi? No, perché tante volte il presidente De Luca ha scaricato su di voi la responsabilità. Forse a voi presidente della regione, chiaramente. Ma c'è una struttura però commissariale. Non lo conosco. Una struttura commissariale che è nominata appunto dal presidente della regione, mica è nominata dal comune di Napoli. Esatto. Vabbè, ma comunque non è una polemica, non voglio entrare in politica. E non conosco Cozza, diciamo così, ma De Luca. E il fatto è che comunque, insomma, tutti hanno lavorato. Io devo dare veramente un plauso al commissario Basile che ha fatto notte e giorno per portare, come dire, a compimento tutte le gare delle università. Attenzione, qui ci sono persone che hanno veramente lavorato e ci hanno messo tanto di loro per fare questi lavori che sono in corso in tutti gli impianti. Benissimo, Ciro, vuoi aggiungere qualcosa? No, a posto così. No, volevo fare una domanda io per l'assessore. Vai, così chiudiamo con l'assessore, vai. Così chiudiamo, si può dire quindi perché per la prima sostanzialmente gara al San Paolo del Napoli che sia un amichevole per il ritiro prestagionale ci saranno i nuovi sedilini al San Paolo perché ad agosto io, quindi ma sì, assolutamente possiamo dire la prossima stagione sarà con i sedilini nuovi, meraviglioso. No, perché ormai è una partita così complessa e mettiamo le luci ma le avete montate storte. Crescendo qualche scienziato che dice che ma le luci erano storte, luci sono storte, no perché sono storte, perché i faletti sono direzionali
è perché devono fare i giochi di luce. No, ma l'illuminazione a San Paolo funziona benissimo. E montiamo l'impianto audio, ma non si sente bene. Ma c'è sempre qualcuno pronto, come dire, con i dati. Con l'indice puntato. Ecco, appunto. E facciamo i bagni, ma non vanno bene. Sono bagni di acciaio, antisfondamento, diciamo così, sciacallaggio e altro. E montiamo, ti dico che ieri il questore De Jesu ha molto celebrato l'impianto di videosorveglianza che è stato fatto in funzione delle universiadi, è stato entusiasta. L'impianto di videosorveglianza. Ma non lo so, mi sembra un po' esagerato, insomma c'è sempre qualcuno pronto a criticare senza... Ci saranno molti disagi per i tifosi del Napoli alla luce dei lavori a Sediolini? Ma non penso proprio, non credo proprio. Che inizieranno, immagino, a stretto giro, marzo, possiamo dire. Ma i lavori a Sediolini? Sì. Ma io li farei iniziare domani mattina, sabato, sinceramente. Ecco, perfetto. Però visto che non inizieranno sabato, inizieranno da qualche giorno. Io credo, insomma, nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, perfetto. Super rapido. Perfetto. Ciro, grazie. Ciao a tutti. Grazie, grazie a Ciro Borriello. Leo, per... Ciao. Grazie a Ciro. Leo, per una chiosa tua, diciamo, mi sembra un iter che, è chiaro, ha sofferto molto anche di ingerenze politiche di varia natura, però finalmente qualcosa si è sbloccato. Quella di ieri mi sembra un'ottima notizia per tutti coloro i quali, e in questo momento purtroppo non sono tantissimi, affollano il San Paolo. Io penso che questa cosa darà anche un minimo impatto, ovviamente a breve termine, per la presenza allo Stadio San Paolo, che quindi esula dalle prestazioni sportive della squadra. Poi ecco, quelle invece incideranno sulla presenza a lungo termine, però ti dico, per curiosità, evidentemente il solo tifoso cittadino andrà allo Stadio San Paolo per vedere, ecco, il nuovo look della struttura. Poi ovviamente saranno i risultati della squadra a dover anche confermare il trend, però è un inizio. Perfetto, Leo, grazie per aver contribuito a questa discussione con l'assessore Ciro Borriello. Buona giornata a te. A voi buona giornata.